Ciao amici, benvenuti, aggiungo una nuova configurazione da gaming, questa volta configurazione basata sui nuovi processori Intel Kaby Lake. In realtà le configurazioni in totale saranno 3, infatti le ho già previste, usciranno nei prossimi giorni, con quella con cui iniziamo oggi, c'è una configurazione da circa 500 euro, poi una configurazione da circa 700-750 euro e per finire una configurazione da circa 900 euro o poco più. Prima di iniziare però alcuni suggerimenti su come prendere questo video, su come leggere la configurazione, perché insomma sappiamo che ci sono tante variabili che cambiano durante il tempo, quindi per essere sicuro che comprendiate bene lo scopo di questo video vi ho lasciato alcuni punti da tenere in considerazione. Bene, iniziamo con il processore. Ho selezionato per questa configurazione, come detto, attorno ai 500 euro, quindi economica, un processore Intel Pentium G4560, ovviamente nuovo Kaby Lake. La particolarità principale di questo prodotto è che ora è compatibile con HyperThreading, cosa che non succedeva insomma con le versioni Pentium passate. Montiamolo su una scheda madre. Ho selezionato un Asus Prime B250, è una scheda madre ovviamente economica, ma l'economicità più che altro sta nel formato, cioè infatti ho selezionato un prodotto micro ATX perché non è necessario di più, comunque ha tutte le caratteristiche che vi servono per un PC moderno. Due moduli da 4 GB ciascuno, quindi per un totale di 8 GB di memoria DDR4 per quanto riguarda appunto la memoria RAM. Ora il punto fondamentale di ogni configurazione da gaming, cioè la scheda grafica. In questa fascia ovviamente economica la mia scelta va sulla scheda grafica più economica in circolazione, che però vi permette di giocare a risoluzione Full HD senza particolari problemi, facendo meno di qualche filtro qualitativo, e sto parlando di una RX 460. Per quanto riguarda l'hard disk, seleziono un classico Western Digital della serie blu da 1 TB hard disk meccanico. In questa fascia di prezzo non ho inserito un SSD, proprio per non andare oltre quel prezzo che mi ero prestabilito. Ovviamente se volete spendere qualche decina di euro in più, acquistatene uno. Mettiamo tutto all'interno di un case, io scelgo un Bitphoenix Neos, e alimentiamo tutto con un alimentatore da poco più di 400 watt, è più che sufficiente per gestire senza problemi queste configurazioni. La mia scelta va su questo modello EVGA da 430 watt. Sommando tutti questi componenti, nel momento in cui ovviamente sto registrando il video, il prezzo finale è poco meno di 500 euro. Per quanto riguarda il dissipatore, ovviamente va bene quello stock, non è necessario investire di più in questa fase in cui cerchiamo di fare economia. Vi raccomando ragazzi, all'inizio video vi ho segnalato alcune piccole regolette su come capire al meglio questi video, perché ci sono tante variabili, alcuni componenti possono essere cambiati, i prezzi cambiano nel tempo. Dategli un'occhiata prima di commentare, in maniera tale che questo video rimanga una risorsa per tutti. Poi ovviamente se avete dei suggerimenti su come migliorare questa configurazione senza cambiare troppo il prezzo o la fascia, siete ben accetti, lasciate dei commenti qui sotto, e vi raccomando, lasciate anche un mi piace, condividete questo video con i vostri amici. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao!